Da giorni le previsioni ci allertano sull'ondata di caldo record di questa stagione estiva, che ha già creato numerosi disagi in tutta la città. Se al mare o in montagna il caldo diventa più sopportabile, è proprio per chi rimane in città che le difficoltà maggiori si fanno sentire. Molti infatti trascorreranno gran parte dell'estate in città, ma rimanere a casa per lavoro o in attesa di partire per le vacanze o perché si è scelto di rinunciare a viaggi e vacanze può influire negativamente non solo sull'umore ma anche sulla salute, perché possono insorgere piccoli disturbi che tendono a manifestarsi maggiormente proprio con il caldo estivo. Il primo consiglio per tutti, ma in particolar modo per i bambini e per gli anziani, valido per tutte le stagioni dell'anno, ma ancor più per il periodo estivo, è quello di bere molta acqua ed essere sempre idratati. Con il caldo, infatti, si perde una gran quantità di liquidi che va reintegrata bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno. Utile per sopravvivere al caldo e combattere l'afa, l'aria condizionata. Ma può essere però pericolosa, soprattutto quando c'è un divario di temperatura eccessivo. In caso di necessità, contro mal di gola e raffreddori, farmaci ad azione balsamica. E quando le temperature salgono, dormire serenamente diventa difficile, soprattutto in città dove c'è meno ricircolo d'aria e dove le mura domestiche tendono ad assorbire il calore diurno. Per favorire un corretto riposo, evitare soprattutto la sera e prima di andare a dormire bevande alcoliche o eccitanti come tè e caffè. È sempre il giorno più caldo dell'anno. Come si difenderà da questo caldo? A mare. Stando fresco a casa, chiuso dentro. E sto bene. Lo combatto stando in casa. Ah, ecco. Col condizionatore, il divano, la televisione, le Olimpiadi, eh? Non si esce perché è un po' fresco. Rinfrescandosi a casa, stando con i condizionatori accesi. Facciamo docce, ventilatori. Docce, purtroppo si combatte. Qua almeno un po' più ventilato, da noi si muore a Milano. Lei che tipo di clima ha lasciato a Milano? 40 gradi. Polase, tanta acqua. E si sta a casa il più possibile perché non ce la si fa. Veramente ci sono certi anziani che stanno meglio di noi, ma me ne sto rendendo conto. In estate tu dalle 8 alle 10 c'è un po' di affluenza in più, però per i signori anziani è sempre meglio stare a casa. Solo questo, però se non fosse per i signori anziani che vengono a comprare. Bevendo molta acqua e ripararci dalle fonti di calore, cose sane come pesce e molta verdura, frutta e verdura moltissimo, sì. Il caldo, siamo abituati a tutte le temperature perché il nostro mestiere è la nostra vita. Il caldo e il freddo è uguale. È uguale, non ci fa niente, a me soprattutto non mi fa niente, anche se questo caldo non si riesce più a sopportare. Comunque si fa capra, ci stanno più usare. Venga a casa vecchia, che pure dopo si sta benissimo. L'unico modo per combattere il caldo è la granita. Il paesano, bene, acqua, zucchero e limone e paesano. Se che fa caldo, va fuori, va a fare passeggiate di sera, in di qualche sera. Giardinetto. Ah, perfetto. Qua ci stanno bei posti, non c'era superiore, stiamo bene, siamo freschi. Spero di andare un po', le persone vanno un po' a mare la mattina per rinfrescarsi, poi le ore più calde di stare a casa con i condizionatori.